È un giorno speciale, quello di presentazione di un libro, Natural Genius, che raccoglie 10-12 anni di ricerca di Vissone Giordano sul tema delle superfici in legno. Felice di presentarlo in un'arena che torna a essere vivace, piena di energie umane, e felice soprattutto di condividere questa fatica editoriale con l'autore, Stefano Casciani. Due parole chiave, natura e genialità, che ti lascerei, Stefano, commentare, soprattutto raccontarci alcuni dei contenuti speciali che hai aggiunto a questa pubblicazione. È abbastanza facile scrivere di cose a cui è facile affezionarsi. Lo dico in sincerità, in questi anni di collaborazione con Andrea Margaritelli, Vissone Giordano, il rapporto con un'azienda di questo tipo è stato molto importante. La ritrovo, credo che si ritrovi in questo atteggiamento tra invenzione, sperimentazione e in qualche modo anche promozione culturale, che è quello anche che fa Vissone Giordano in tanti modi. Ritrovo un po' lo spirito dei pionieri, che per mie ragioni anagrafiche, i pionieri del design che per ragioni anagrafiche ho avuto modo di conoscere. Hai rotto lo schema della lettura critica tradizionale, non leggendo soltanto, dando un senso allo spirito dei progetti, ma poi dato un senso complessivo a questa pubblicazione, dandogli una alta dignità di opera editoriale singolare, attraverso tre racconti che sono anche sono tre inediti del tutto particolari all'interno di un volume che parla di prodotto. In questo caso sono tre ritratti inediti di tre figure, ma inedito anche il modo con cui le ha raccontate. Diciamo che l'apertura che mi ha dato Andrea Margaritelli nel progetto di questo libro l'ho sfruttata biecamente. Io sono un giornalista, ma sono anche uno scrittore. Uno dei primi pezzi che ho avuto modo di scrivere sul lavoro di Andrea Margaritelli si chiama Ascolto il tuo cuore natura, che è chiaramente mutuato da un titolo di Savinio, Ascolto il tuo cuore città. E quindi questa passione per la narrazione mi ha fatto pensare che potessi prendermi la libertà in questo volume di raccontare tre storie, tre racconti fantastici su tre personaggi a loro modo anche fantastici, che sono Michele De Lucchi, Patricia Orchiola e Mark Sadler, che sono tre anime diverse del design, in modi particolari per ognuno di loro, ma che comunque portano su quel confine, e questi racconti esplorano un po' il confine tra spazio e tempo in un modo che chi vorrà potrà leggere, e in qualche modo appunto questi tre personaggi stanno nel confine tra la fantasia, l'invenzione pura, la sperimentazione tecnica e la genialità, possiamo pure dirlo, di autori che hanno saputo inventare delle tante nuove forme, tanti nuovi oggetti, tra cui i prodotti per Vissone Giordano. Non mi resta altro che ringraziarti, Stefano, perché è un libro che in qualche modo ha chiuso con la stessa nota con la quale è partito un progetto, sulla nota del divertimento. Ci siamo divertiti nel percorso di 10 anni nel fare sperimentazione, nel fare ricerca, è anche un divertimento. Ci siamo divertiti con te a raccontarlo in una maniera che spero sarà percepita come interessante, spero divertente, da parte del nostro pubblico. Grazie davvero, è vero, Stefano. È vero, confermo.